Amici di TV Centromarche, buon pomeriggio dal Pala Indesit di Fabriano, Gianni Quaresima per TV Centromarche per la terza giornata della fase orologio del campionato di A2. Si affrontano il Banco di Sardegna Sassari e la Faber Fabriano, che è sotto di 2 punti per un canestro realizzato da George Banks, appena reintegrato dalla squadra isolana. Palla per Piazza. Piazza, Forti, Costa, Young e Anderson, il quintetto della Faber. Per Sassari invece Heinz, Zamberlan, Rotondo, Bagnoli e Banks. Gli arbitri sono Corsa di Brindisi e Monizza di Catanzaro. Una partita molto importante soprattutto per il Banco di Sardegna, che viene da 4 sconfitte consecutive, mentre la Faber dopo 4 vittorie ha trovato una sconfitta a Caserta nel turno infrasettimanale. La 3ª sconfitta stagionale contro la formazione campana. Intanto primo canestro per i padroni di casa realizzato da Andrea Forti. La Faber gioca sempre senza Paolo Calbini e dovrebbe rientrare dopo la sosta per l'Oster Game. Adesso c'è un fallo fischiato alla formazione sarda. È un fallo tecnico a Vario Bagnoli, il primo fallo per lui. C'è stato un contatto evidentemente sotto canestro che Bagnoli riteneva irregolare, ha protestato in maniera troppo vivace, è stato punito dalla coppia arbitrale con un fallo tecnico che dà quindi diritto al Michael Young di andare in lunetta per effettuare 2 tiri liberi. Dicevo, la 3ª partita della fase a orologio, 2 sconfitte finora per il Banco di Sardegna, 1 vittoria e 1 sconfitta per la Faber, che domenica ha vinto in casa contro Battipaglia, poi ha perso giovedì a Caserta. Young fa 2 su 2 dalla linea e quindi per la Faber c'è il primo vantaggio. Gianni Quaresima per TV Centromarca, le riprese di Gianluca Vernietta. Una partita che Banco di Sardegna non può permettersi assolutamente di perdere, a distanza di 2 settimane dall'ultima sconfitta proprio qui a Fabriano al Pala Indesit contro la Faber. Tanto ha sbagliato Banks, c'è stato il rimbalzo di Fabriano, adesso l'attacco della formazione di casa con il fallo della difesa. Dicevo dell'assenza di Paolo Calbini, che proprio contro Sassari 2 settimane fa giocò i primi 6 minuti, poi non rientrò più in campo, un principio di paresi facciale che l'ha costretto a saltare le successive partite. Anderson può andare alla bomba, servito da Ario Costa, trova il primo tiro pesante della partita, c'è un parziale di 7-0 per Fabriano che si porta quindi a +5. Adesso in difesa la formazione di Roberto Di Lorenzo, una difesa individuale. Banks va al tiro, realizza in precario equilibrio un bel canestro, 4 punti per George Banks, dicevo reintegrato dal Banco di Sardegna al posto di Jervis Lang, che a sua volta lo aveva sostituito proprio in occasione della precedente partita qui di Fabriano. In attacco la Faber con Forti che serve sotto Costa, si gira Costa, va al tiro, realizza il primo canestro. Ario Costa sta attraversando un buonissimo periodo di forma e lo ha confermato anche in questo avvio di partita. 9-4 per la Faber, che adesso subisce questo attacco del Banco di Sardegna. Heinz, grande protagonista 2 settimane fa. Zamberlan al tiro, appoggia al vetro e realizza il suo primo canestro. L'allenatore del Banco di Sardegna Stefano Michelini si sbraccia per invitare i suoi al ripiegamento difensivo, ma c'è il fallo di Zamberlan nel tentativo di portare via palla a Piazza. Primo fallo per il numero 9 ospite. Faber questa rimessa in attacco con la bomba di Anderson, che trova il suo secondo tiro pesante, questa volta con un po' di fortuna, ma comunque la palla entra ugualmente e dà il massimo vantaggio alla formazione di casa sul +6, 12 per la squadra che difende, 6 per quella che attacca, con Vario Bagnoli che tenta di superare Costa, va al tiro, sbaglia la conclusione sotto canestro, c'è una grande lotta che premia Zamberlan, che poi subisce il fallo di Anderson e quindi avrà 2 tiri liberi. Allora,
Primo fallo per Eric Anderson, abbastanza opaco giovedì a Caserta con appena 12 punti e 4 su 13 al tiro, un po' una costante di Anderson finora in questa stagione, quella di giocare benissimo in casa e molto meno in trasferta. Zamberlan ha realizzato soltanto il secondo personale a sua disposizione, ci sono 3 punti per lui e c'è questo attacco di Fabriano con Forti che fa un po' di playmaker per aiutare Mario Piazza. Anderson sotto per Young, c'è l'anticipo di Zamberlan, la rimessa però è sempre in attacco per la Faber. Bisognerà tenere d'occhio Haynes che 2 settimane fa nell'ultima partita di stagione regolare fece una gara stellare con 31 punti e 11 palle recuperate. Palla sotto di Forti per Costa, Costa prova a girarsi, c'è l'opposizione di Bagnoli che lo chiude abbastanza bene, rischia di commettere inflazione di passi Costa, poi la palla è presa da Banks che serve Haynes che sbaglia un incredibile appoggio da sotto, proprio un errore clamoroso, e poi c'è dall'altra parte il secondo fallo di Bagnoli sulla penetrazione sulla linea di fondo di Forti, un incredibile errore di Haynes lanciato in contropiede solo soletto da Banks. Haynes ha fatto veramente la cosa peggiore. Forti, centro area, semigancio corto sotto canestro, Banks svetta più alto di tutti, serve Haynes, palla per Rotondo al tiro, sbaglia la conclusione, alla fine la palla nelle mani di Bagnoli che realizza appoggiando al vetro evitando la stoppata di Costa. Primo canestro per Bagnoli, poi perde la palla Piazza, dall'altra parte Banks va a forzare una sospensione che non c'entrava assolutamente nulla, mi sembra abbastanza indisciplinato Banks tatticamente, e del resto i suoi rapporti con coach Michelini non sono mai stati particolarmente brillanti. Adesso sbaglia Young, dall'altra parte Costa devia sul fondo. Sono stati sempre molto difficili i rapporti tra Banks e Michelini, che a un certo punto aveva pensato di mandarlo a casa almeno provvisoriamente riprendendo Lang che aveva già giocato con lui l'anno scorso, poi Lang non ha fatto un granché e allora Sassari hanno deciso di riprendersi Banks che comunque qualche buona partita l'aveva fatta. Adesso sbaglia di nuovo Banks, sta giocando un po' per conto suo, adesso rischiamo di nuovo di perdere palla, per fortuna c'è la deviazione di Bagnoli in out, c'è la rimessa per la Faber mentre rimane a terra Bagnoli che speriamo non si sia fatto nulla di grave. Finora 6 punti di Anderson e 2 a testa di Forti, Costa e Young, dall'altra parte 3 di Zamberlan, 2 di Bagnoli, 4 di Banks, per un punteggio che finora dice 12 Faber, 9 Sassari, con la Faber che ha concretizzato poco rispetto alla superiorità che ha dimostrato in questi primi 5 minuti di partita, e con Sassari che ha sbagliato molto soprattutto con Banks e anche con Haynes. Intanto è entrato Gordon, comunitario inglese, al posto di Bagnoli, e zoppicante subito però sulla sedia del cambio, evidentemente Michelini vuole rimetterlo dentro. Young fa saltare Zamberlan, poi va al tiro di destra, appoggia a canestro ma non trova i 2 punti. D'altra parte Zamberlan prova a penetrare molto bene in giro dorsale, va a segnare il suo primo canestro. Giampaolo Zamberlan, 5 punti, giocatore di grande esperienza, 35 anni, 2,02 m, un buonissimo giocatore, eccellenti fondamentali. 12-11, Piazza al tiro, sbaglia, sotto canestro vola Banks a prendere l'ennesimo rimbalzo, poi chiede palla a Haynes ma non la riceve. Gordon, dall'altra parte Banks, un altro tiro di Banks, questa volta a bersaglio, 6 punti per lui che è il miglior realizzatore della gara insieme a Anderson, autore di 2 bombe. E c'è il vantaggio per il Banco di Sardegna che dopo lo 2-0 iniziale non aveva più trovato il comando delle operazioni,
Adesso c'è però un fallo su Young che è andato via in uno contro uno. Gianni Quaresima per TV Centro Marche. Rientra Bagnoli per Gordon nel banco di Sardegna. Le riprese sono di Gianluca Vergnetta, è la terza partita della fase orologio. Chiaramente Fabriano non può permettersi il lusso di perdere in casa. Ancora un fallo su Young in uno contro uno. E c'è ancora una rimessa per la Faber. Due falli per Heinz in un batter d'occhio su Young. Il tentativo di contenerne l'uno contro uno. Dicevo, la classifica è molto corta, ci sono otto squadre raccolte in quattro punti e Young intanto sbaglia una conclusione e quindi non bisogna assolutamente perdere in casa in questa fase orologio e piazzare magari qualche colpetto in trasferta. Sette punti intanto per Zamberlan con un rapido contropiede che dà il più 3 al banco di Sardegna sulla forzatura di Young, su un probabile passi di Heinz che gli arbitri, che vi ripeto sono Corsa di Brindisi e Munizza di Catanzaro, non hanno visto. Adesso riceve Costa che manda a vuoto l'anticipo di Bagnoli e va a schiacciare il suo quarto punto sull'assist di Young, mentre adesso c'è la bomba di Heinz, il primo canestro per il numero 7 del banco di Sardegna, è un canestro pesante che dà il più 4 alla formazione ospite, che è stata anche a meno 6. Young di fronte a Zamberlan, serve piazza, fa saltare Heinz, si avventura centro area, perdiamo palla, la recupera Heinz che dà a rotondo, tranquillo dall'altra parte. Emanuele va a schiacciare il suo primo canestro ed è il più 6 per il banco di Sardegna. Minuti di sospensione chiesto da Di Lorenzo che vuol parlarci sopra. Due forti, 6 Henderson, 2 Young, 4 Costa per la formazione di casa, che ha subito un parziale di 14-2 dal 12-6 al 14-20. Per il banco di Sardegna 3 Heinz, 7 Zamberlan, 2 Bagnoli Rotondo, 6 Banks. Una situazione abbastanza delicata per la Faber, che aveva dato l'impressione di poter controllare agevolmente la situazione nelle prime battute, poi non ha saputo concretizzare quello che di buono aveva costruito in difesa. E dall'altra parte il banco di Sardegna ha pian piano ritrovato confidenza con il canestro, ha avuto 6 punti da Banks e soprattutto 7 da Zamberlan, che mi è parso piuttosto ispirato in questi 7 minuti e 20 secondi iniziali. 14 Faber, 20 banco di Sardegna, è una partita importantissima per entrambe le squadre, ma soprattutto direi per la formazione di Michelini, che reduce da 4 sconfitte consecutive non può assolutamente permettersi il lusso di perdere ancora, soprattutto se non vuol consentire alla Icoplastica e Battipaglia di rifarsi sotto minacciosamente per l'ultimo posto utile per i playoff. Intanto è entrato Gaeta al posto di Young. Forti cerca di prendere posizione Henderson, adesso riceve la palla da Forti, c'è Banks su di lui, vediamo Henderson prova ad avvicinarsi, scarica su piazza, non troviamo la via del canestro, ci prova Gaeta, va a tirare, realizza un bel canestro con una perentoria entrata sulla sinistra. 2 punti per Gaeta e meno 4 per la Faber, che è aggressiva nella sua difesa individuale. È entrato anche Piccoli nel banco di Sardegna. Intanto c'è il fallo in attacco fischiato proprio allo stesso Piccoli, blocco irregolare. Primo fallo per Davide Piccoli, un giocatore di 23 anni. E quindi recupera la palla Fabriano. Piccoli è entrato proprio al posto di Zamberlan. Evidentemente ha bisogno di riprendere un po' fiato, come dicevo 35 anni, non sono pochi. Gaeta, palla per piazza e c'è l'anticipo netto di Bagnoli su Costa e Heinz va dall'altra parte a subire il fallo antisportivo di piazza. Forse un po' severa questa decisione di Monizza,
È vero che Heinz se ne andava indisturbato in contropiede e avrebbe sicuramente realizzato, infatti ha realizzato con una schiacciata poderosa, però francamente non mi è sembrato così netto il fallo di Piazza. La lunetta Heinz comunque mette il primo personale, poi ci sarà la palla al lato per il Banco di Sardegna, che quindi può ricostruire i suoi 6 punti di vantaggio. Infatti Heinz non si fa pregare, 5 punti per lui, e palla a centrocampo per la formazione ospite, con Piccoli che rimette sullo stesso Heinz, quindi Emanuele Rotondo. Piccoli prova l'uno contro uno con Gaeta, lo salta, va al tiro, sbaglia la conclusione, però prende rimbalzo in attacco e realizza appoggiando al tabellone. Questa volta è stato bravo Piccoli a prendere l'uno contro uno su Gaeta e poi a andare a prendere l'imbalzo in attacco a correggere il suo errore. 24-16 per il Banco di Sardegna, che si è ripreso benissimo dopo un avvio stentato. Adesso Costa viene stoppato da Bagnoli, Heinz recupera la palla, serve Rotondo, dà la palla a Banks, Banks è stoppato da Henderson, poi Rotondo, ancora stoppata di Henderson, poi palla per Piazza. Un'azione abbastanza confusa che comunque si conclude con un canestro in contropiede di Henderson, che firma il suo 8° punto. 2 stoppate di Henderson hanno scongiurato il +10 del Banco di Sardegna. Dall'altra parte poi il contropiede firmato dallo stesso Henderson per il -6 della Faber. Piccoli, palla per Rotondo. Sospensione da 2 di Rotondo, forzata e sbagliata, sotto canestro ancora Henderson alla meglio, e poi c'è il fallo dello stesso sullo stesso Henderson, fallo attribuito probabilmente a Piccoli, vediamo un po'. Adesso c'è un minuto di sospensione chiesto dal Banco di Sardegna, fallo proprio di Piccoli su Henderson, pallacanestro, uno sport strano e imprevedibile. Banco di Sardegna +8 con la palla in mano, in una situazione abbastanza favorevole, ha subito 2 stoppate di Henderson, che poi dall'altra parte in contropiede è andato a firmare il -6 per la propria formazione. Sul capovolgimento di fronte Rotondo ha forzato una sospensione da 6 metri sbagliando, e sul rimbalzo dello stesso Henderson è stato il fallo di Piccoli, quindi adesso la Faber potrà dimezzare il passivo con questa azione in attacco, mentre si prepara a rientrare Young, probabilmente al posto dello stesso Gaeta. 2 forti, 2 Gaeta, 2 Young, 4 Costa e 8 Henderson per la Faber. Dall'altra parte 5 Heinz, 7 Zamberlan, 2 a testa Piccoli, Bagnoli e Emanuele Rotondo, 6 Banks, Banco di Sardegna. Rientrano in campo le due squadre, la palla sarà per la Faber, Gianni Quaresima per TV Centromarchi con le riprese di Gianluca Vernieta. Banco di Sardegna 20 punti in classifica, la Faber 24, entrambe le squadre sconfitte nell'ultimo turno infrasettimanale. Non è uscito Gaeta per far posto a Young, ma è uscito Forti. Quindi Henderson, siccome il Banco di Sardegna ha già esaurito il bonus degli 8 falli in lunetta per 2 tiri liberi, ha sbagliato il primo e realizza invece il secondo. Per Henderson 9 punti, è il miglior marcatore della serata finora, 19 per la Faber, 24 per il Banco di Sardegna, che è in attacco. Bagnoli, gli lascia spazio Costa, Bagnoli non è sicuramente conosciuto come un tiratore, palla sotto per Banks che salta l'anticipo di Heinz ma viene bloccato da Costa, e la rimessa però ancora per il Banco di Sardegna. C'è un cambio per il Banco di Sardegna, rientra Zamberlan al posto di Piccoli, applaudito da Michelini. Entrato anche Ziranu nel banco al posto di Emanuele Rotondo. Sta ruotando vorticosamente i suoi uomini Michelini. Banks, sospensione, a bersaglio, bel canestro direttamente sulla rimessa. 8 per Banks, che si vede che ha un certo feeling col canestro, anche se gioca un po' per conto suo. Adesso Young, Zamberlan, si avvicina Young, viene chiuso da Zamberlan, palla sotto per Henderson, Costa, e fatica Costa
e non riesce a trattenere la palla di Henderson, era abbastanza violenta e non era facile da controllare. Comunque palla persa dalla Faber, 19-26 per la squadra che è in attacco, con Bagnoli che riceve dalla lunetta, serve Banks, c'è Henderson su Banks, Haynes va alla bomba, sbaglia la conclusione, piazza, prende rimbalzo lungo, serve Young che prova a penetrare, poi perde la palla, la recupera però Henderson che va a segnare il suo 11° punto. C'è stata una grossa distrazione difensiva di Zamberlan e si è fatto portare via letteralmente il pallone dalle mani da Henderson, che è andato a rimediare all'errore di Young segnando il suo 11° punto e firmando il meno 5 per la Faber. Haynes, Zamberlan sotto per Bagnoli, Bagnoli prova l'uno contro uno su Costa, poi scarica in angolo per Haynes, c'è piazza su di lui, ancora una bomba di Haynes, questa volta va a bersaglio, piazza l'ha lasciato tirare indisturbato, 8 per Haynes. Adesso si preparano ad entrare Facenda e Forti. Young, palla per Gaeta, 21-29, di nuovo più 8 per il banco. Gaeta prova a forzare un 1 contro 1, sbaglia la conclusione, Haynes per Banks, Banks va a schiacciare ma l'arbitro corsa fischia un'infrazione di passi, mamma mia, Michelini si dispera davanti alla sua panchina e non ha sicuramente tutti i torti, perché secondo me qui passi proprio, ma nemmeno l'ombra, e c'era anche un fallo sulla schiacciata di Banks, ma buon per la Faber questo fischio di corsa che ha vanificato il più 10 del banco di Sardegna. Intanto è uscito Henderson, è uscito anche Gaeta, sono entrati Facenda e Forti. Veramente anche Henderson ha bisogno di tirare un po' il fiato. Bomba di piazza adesso a bersaglio. Primo canestro per Mario Piazza, che chiaramente deve fare il playmaker in assenza di Calvini e non può pensare tanto a concludere, ma quanto a far girare la squadra, e finora non è che ci sia riuscito tanto. Haynes, difesa sempre abbastanza aggressiva di Fabriano, con Haynes che tenta di servire Bagnoli che però non controlla il passaggio del compagno americano, si prepara a rientrare Gordon per il pivot italiano di Michelini, e comunque sul fischio arbitrale di corsa che ha annullato la schiacciata di Banks per il più 10 del banco di Sardegna, Piazza ha messo la bomba del meno 5, questo per dirvi com'è fatta la pallacanestro e quanto è strana. Costa intanto da sotto va a segnare nonostante il tentativo di stoppata di Banks, 6 punti per Ario Costa. Adesso finisce a terra Zirano come morso dalla tarantola, forse ha preso un colpo in faccia. Meno 3 per la Faber. Gianni Quaresima per TV Centromarche, la rimessa dal fondo per il banco di Sardegna. C'è, come dicevo, il cambio, è entrato Gordon per Bagnoli, esce Zirano e rientra Emanuele Rotondo, e quindi il banco di Sardegna ha ricostruito il quintetto di partenza con la sola novità di Gordon per Bagnoli. Adesso proprio Gordon in possesso di palla all'altezza della lunetta, Rotondo viene controllato bene da Forti in questa circostanza, Gordon per Zamberlan completamente solo da 3 punti, mette la bomba, 10 punti per Zamberlan, completamente ignorato dalla difesa della Faber, più 6 di nuovo per il banco di Sardegna, 26-32. In attacco la Faber, Facenda prova l'uno contro uno su Banks, va a tirare, realizza e subisce il fallo dello stesso Banks, ma stiamo giocando un po' per conto nostro, nel senso che ognuno che prende la palla
va in uno contro uno a tentare l'avventura, qualche volta va bene come in precedenza a Gaeta e adesso a Facenda, e qualche volta un po' meno bene. Comunque Facenda adesso ha la possibilità di ridurre ulteriormente il passivo, ma sbaglia l'aggiuntivo, quindi rimangono due i punti per il numero 10 di Fabriano, rimangono 4 i punti di vantaggio per il Banco di Sardegna. E Banks va a provare la bomba in faccia a Facenda e sbaglia la conclusione, rimbalzo di Young, palla per Piazza. Forti, c'è Rotondo su Forti, Gordon su Costa, Haynes su Piazza, Zamberlan su Young, Young sulla linea di fondo, prova a penetrare, poi serve la palla, tenta di servirla a Facenda, la perdiamo ancora. Young sicuramente in una pessima serata e adesso questa volta sì, netta, stavolta sì. Stavolta niente da dire sull'inflazione dei passi di Banks. Questa volta è netta e c'è un fallo tecnico alla panchina del Banco di Sardegna. Francamente non Banks ha protestato, ma perché mai fallo tecnico alla panchina? In caso fallo tecnico a Banks, no? Due tiri per Michael Young. Comunque questa inflazione di passi era netta, proprio indiscutibile, quella di prima era assolutamente inesistente e quella di prima era molto più importante perché avrebbe dato il più 10 al Banco di Sardegna. Adesso Young mette il tiro libero del meno 3, ha segnato solo alla lunetta Michael finora. No, fallo tecnico probabilmente a Banks, se no la palla sarebbe stata ancora di Fabriano. Invece soltanto due tiri liberi, adesso palla di nuovo al Banco di Sardegna che però ha sciupato veramente delle cose inenarrabili in contropiede, prima con un appoggio comodo di Haynes, poi con due schiacciate invalidate per infrazione dei passi di Banks, adesso ancora lo stesso Banks a subire un fallo nettissimo di Facenda dopo aver sbagliato la prima conclusione. Per Facenda il primo fallo, due tiri liberi per George Banks. Una partita piuttosto confusionaria finora, adesso si prepara a rientrare Henderson, molti errori, palle perse in attacco da parte della Faber, svarioni di Sassari, rientra Henderson al posto di Facenda che comunque il suo dovere l'ha fatto. Restano da giocare 5 minuti e mezzo scarsi in questo finale di primo tempo. Banks può essere il secondo giocatore di Sassari ad andare in doppia cifra dopo Zamberlan che è a quota 10. Realizza entrambi i tiri liberi Banks, 10 punti per lui. E Fabriano deve recuperare 4 lunghezze, 30 per la Faber che attacca, 34 per Sassari che difende. Stiamo avvicinando alla conclusione del primo tempo. Young, palla per Piazza, sotto per Henderson, si gira Henderson, scarica su Del Cadia che è entrato al posto di Costa e subito Del Cadia trova il primo canestro proprio dalla lunetta. Una buonissima mano da lì Danilo e lo conferma. Gordon si gira, va a tirare, sbaglia, poi non riesce il tap-in di Haynes che subisce il fallo di Del Cadia. Primo fallo per Del Cadia, errore di Gordon, poi rimbalzo di Haynes, fallo sul playmaker ospite. Avrà due tiri liberi Jonathan Haynes, 26 anni. Il primo è corto ed ecco che si prepara ad entrare Chiacchierini, reduce da una incredibile partita domenica scorsa in casa contro Battipaglia. Sbaglia entrambi i tiri liberi Haynes e continuano le occasioni banalmente sciupate da Sassari in questa partita. Almeno 8 punti buttati proprio al vento, facili dalla formazione di Michelini. Adesso Del Cadia ancora dalla lunetta, va a realizzare il suo secondo canestro consecutivo e firma la parità a quota 34. E Fabriano è stata brava in questa circostanza a approfittare delle occasioni.
che gli ha concesso il Banco di Sardegna. Adesso un alley oop con la bomba di Leccavia e va a bersaglio. 7 punti consecutivi di Leccavia, incredibile, con il Banco di Sardegna che si ritrova sotto di 7 punti, di 3 punti, con un 7-0 interamente firmato da Leccavia. Pazzesco finale di primo tempo. Rotondo, Zamberlan, Henderson che tenta l'anticipo e ruba la palla a Banks. Il Banco di Sardegna proprio in confusione mentale, con Michelini che si arrabbia furiosamente con Emanuele Rotondo. Intanto entra Chiacchierini per piazza. Applausi del pubblico di Fabriano, una partita che ha avuto una svolta improvvisa e imprevista, perché non sembrava proprio che la Faver potesse girare questa partita come un calzino, con 7 punti in fila di Leccavia, frutto di 3 tiri da fuori, uno addirittura da 3 punti. Adesso una bomba di Forti e va con fortuna, ma va, mamma mia che cosa ha buttato via Banco di Sardegna in questo finale di primo tempo. Si ritrova sotto di 6 punti dopo essere stato avanti di 4. Ha subito 2 bombe da Forti e da Leccavia senza reagire, e altri 2 canestri dalla lunetta di Danilo. Michelini sarà inviperito con i suoi e ne ha tutte le ragioni. Heinz adesso va a forzare un 1 contro 1, sbaglia l'ennesima conclusione e poi si rivolge verso la panchina come per dire: cosa posso fare? Puoi fare canestro, sai che cosa puoi fare. Young fuori per Forti, 40-34, 3 da giocare. Leccavia sotto per Chiacchierini, perde la palla Fabriano, non si sono capiti Leccavia e Chiacchierini. Minuto di sospensione chiesto da Sassari. 5 Forti, 7 Leccavia, 3 Piazza, 2 Gaeta, 2 Faccenda, 11 Henderson, 6 Costa, 4 Young. Nel Banco di Sardegna 8 Heinz, 10 Zamberlan, 2 a testa Piccoli, Bagnoli, Rotondo, 10 Banks. Un grandissimo Leccavia, 3 su 3 in attacco, con 2 canestri dalla lunetta e 1 da 3 punti. Hanno firmato un parziale di 7-0 per la Faber, che ha portato la formazione di Lorenzo avanti di 3. Poi Forti ha messo un'altra bomba con l'aiuto del ferro e Fabriano è volata più 6, e adesso però ha perso palla in attacco. Il Banco di Sardegna ha completamente smarrito la via del canestro, soprattutto ha fatto molta confusione prima, sciupando un paio di comode opportunità, prima con un passi netto di Banks in contropiede, poi con 2 tiri liberi sbagliati da Heinz, quindi con una forzatura dello stesso Heinz, e con Michelini che è letteralmente imbufalito davanti alla sua panchina. Heinz adesso di fronte a Chiacchierini, Banks, Rotondo, prova la bomba, Rotondo sbaglia la conclusione, Gordon prende il rimbalzo in attacco e realizza. Primi 2 punti per il comunitario del Banco di Sardegna, meno 4 per la formazione ospite che è stata anche avanti di 8. Leccavia si inserisce, Rotondo rischia di rubare palla a Forti, la palla però termina fuori, la rimessa ancora per la Faber. Ci sono ancora 2:22 da giocare, 21 secondi per completare questo attacco, non ci sono problemi già nella metà campo avversaria. Fabriano, Chiacchierini, Leccavia e ancora Rotondo in anticipo su Forti. C'è un minuto di sospensione chiesto da Di Lorenzo. Chiaramente i punteggi individuali non sono cambiati, il miglior realizzatore della partita resta Henderson con 11 punti, ci sono a 10 dall'altra parte Zamberlan e Banks, ci sono 8 punti per un Heinz nemmeno lontano parente da quello sveglio e reattivo che avevamo ammirato 2 settimane fa qui al Pala Indesit, sempre contro la Faber. In quell'occasione Heinz fece 31 punti con 11 recuperi e fece letteralmente impazzire tutti i portatori di palla di Fabriano. E stasera invece finora ha commesso più errori che altro e soprattutto ha sciupato delle facili opportunità. Un appoggio in sottomano, in contropiede, completamente da solo, e 2 tiri liberi in un momento in cui la Faber stava recuperando. 40 Fabriano, 36 Banco di Sardegna, 2
e 15 ancora al termine del primo tempo. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta. È rientrato intanto Piazza per Chiacchierini e Piazza stesso va alla bomba e la mette. 6 punti per Mario Piazza, e questa volta è stato il banco di Sardegna completamente disattento in difesa, lasciato 4 metri di spazio a Piazza, non esiste far tirare un giocatore di Serie A con tanta libertà. Recupera la palla la Faber, Forti, Piazza, Forti, Del Cadia, va al tiro Del Cadia e stavolta forza e sbaglia la conclusione, poi un pasticcio incredibile tra Gordon e Banks, erano in 3, non c'era nessuno di Fabriano, gli altri giocatori erano andati via tutti e hanno buttato via un altro pallone e Michelini non sa più che pesci pigliare. La sua squadra ha giocato in un modo eccellente per 16 minuti, poi gli ultimi 4 minuti ne ha combinate di cotte e di crude, buttando via 8 punti di vantaggio e finendo sotto di 7 addirittura, incredibile. Faber in attacco, Henderson al tiro, si sbaglia la conclusione, rimbalzo di Gordon, palla per Haynes, 1-10 da giocare, Rotondo, sospensione, sbaglia ancora Rotondo proprio stasera, niente. Forti, pasticcia in palleggio all'angolo Young, può andare al tiro pesante, mette la bomba del più 10, è il primo canestro in azione di Young proprio all'ingresso dell'ultimo minuto di gioco, è un tiro che dà il più 10 addirittura alla Faber, e chi non avesse visto la partita potrebbe pensare ad un primo tempo dominato da Fabriano, invece direi che è stato proprio l'esatto contrario. Banks dalla lunetta realizza il suo 12° punto, meno 8. In attacco Fabriano, che comunque i suoi 46 punti l'ha segnati e quindi in attacco le cose hanno funzionato piuttosto bene. C'è stato un momento in cui per la verità ognuno giocava per proprio conto, la manovra era tutt'altro che fluida. Del Cadia non trova lo spazio, va ancora a forzare la conclusione, trova un incredibile canestro Del Cadia, 9 punti. Haynes proprio allo scadere prova il tiro, sbaglia, ma comunque non sarebbe stato valido, si lamenta Michelini con l'arbitro Monizza per un presunto fallo su Haynes, anche lo stesso Haynes va a protestare. Comunque finisce il primo tempo 48-38 per la Faber con un incredibile Del Cadia negli ultimi 4 minuti, 9 punti che hanno dato praticamente tutto il vantaggio della Faber alla formazione di Di Lorenzo. Qua il sito di Fabriano per il secondo tempo di Faber Fabriano, banco di Sardegna Sassari, vi parla Gianni Quaresima per TV Centromarche con le riprese dell'operatore Gianluca Vernietta, la terza partita della fase a orologio tra Faber e banco di Sardegna, reduci da 2 sconfitte. La Faber ha perso nel turno infrasettimanale contro il Caserta, che le ha inflitto la terza sconfitta stagionale, mentre il banco di Sardegna ha subito la quarta sconfitta consecutiva sul campo del Montecatini. Prima palla il secondo tempo per gli ospiti, che sono sotto di 10 punti dopo aver anche rischiato di andare avanti di 10 punti con una schiacciata invalidata per una discutibile infrazione di passi a Banks, che avrebbe firmato appunto il più 10. La formazione di Michelini ha subito un incredibile parziale nel finale del primo tempo, firmata soprattutto da un grandissimo Del Cadia, autore di 9 punti e da 2 bombe di Forti e di Young. Ha perso la palla Sassari in attacco, Henderson miglior realizzatore della Faber con 11 punti. Piazza, c'è ancora l'assenza di Paolo Calvini in cabina di regia, adesso c'è un tentativo di anticipo piuttosto rude di Piccoli su Young, gli arbitri che sono Corsa di Brindisi e Monizza di Catanzaro fanno finta di nulla, la rimessa comunque ancora per i padroni di casa. Vi dicevo, hanno 10 punti di margine, 48-38, un margine scavato proprio negli ultimi 4 minuti del primo tempo. Del Cadia, che naturalmente è stato confermato in campo da Di Lorenzo, non poteva essere altrimenti. Young va in penetrazione a segnare il suo
Primo canestro da due della partita, il primo canestro in azione era una bomba, l'aveva segnato all'ingresso dell'ultimo minuto del primo tempo, sbaglia intanto Haynes e su di lui c'è il fallo di Gordon, comunitario inglese. Primo fallo per il numero 8 di Michelini e Sassari sembra aver mollato i pappafichi in questo avvio di ripresa, non ha ancora trovato il canestro, ha subito una percussione frontale di Michael Young, salito a quota 9. Young è il terzo realizzatore del campionato con quasi 22-23 punti di media. Palla di Forti per Anderson, va al tiro Anderson, sbaglia la conclusione, prende un gran rimbalzo Banks che in quanto a doti atletiche ha poco da invidiare in questo campionato di A2. Intanto Haynes dall'altra parte trova il primo canestro della ripresa per il Banco di Sardegna, il suo decimo punto, un Haynes sicuramente nemmeno lontano parente del giocatore sveglio e intraprendente che nella precedente partita di regular season contro Fabriano aveva segnato 31 punti e recuperato 11 palloni. Adesso sbaglia la bomba Young, non riesce a controllare il rimbalzo Anderson e dall'altra parte in contropiede Piccoli segna il suo quarto punto e riporta Sassari a meno 8, ma una situazione ancora abbastanza tranquilla per la Faber che deve soltanto controllare senza farsi prendere dall'orgasmo e dalla paura di vincere. Dopo quattro vittorie consecutive è venuta la sconfitta di Caserta che comunque non deve aver modificato gli equilibri mentali della squadra. Ha sbagliato intanto Piazza, dall'altra parte Banks va alla sospensione, la sbaglia, prende il rimbalzo Young e serve Piazza, fa fatica in regia contro la difesa schierata a organizzare il gioco la Faber, indubbiamente sbaglia intanto Del Cadi, ancora un rimbalzo di Banks che sta facendo il bello e il cattivo tempo sotto canestro, dall'altra parte subito a segnare Gordon, la difesa della Faber non ha ripiegato nelle ultime due occasioni abbastanza velocemente, ha subito due comodi canestri di Piccoli e di Gordon, adesso palla per Young, di fronte Piccoli lo salta in uno contro uno, subisce il fallo di Gordon. Si è sentita nettamente anche dalla nostra postazione la smanacciata di Gordon. Dal più 12 al più 6 la Faber, quindi un parziale di 6-0 per gli ospiti. Forti, palla in lunetta per Anderson che viene anticipato molto bene da Banks. Haynes serve Rotondo da solo, Rotondo non ha difficoltà a segnare il quarto punto e sono già tre contropiedi in fila che piazza il Banco di Sardegna che è diventato più aggressivo in difesa, ha recuperato tre palloni, li ha convertiti a canestro tutti e tre, 50-46, mentre il primo tempo aveva sciupato un mare di occasioni. Adesso sotto canestro Anderson servito da Del Cadia va a segnare il suo primo canestro della ripresa, 13 punti per lui, 52-46. Palla per Gordon, centro area, va al tiro Gordon, la palla non entra, è stato sfortunato in questa circostanza il numero 8 di Michelini, piazza per Young, penetrazione Young a tirare, a segnare un bel canestro in hesitation, 11 punti e di nuovo più 8 per la Faber con il Banco di Sardegna che si era riportato a meno 4, ha subito un 4-0 in un baleno dai due americani di Lorenzo. Piccoli, Haynes di fronte piazza, prova a giocare uno contro uno, arresto e tiro alla lunetta, cortissimo, appena arriva al ferro, palla di Anderson per Young, prova a penetrare Young, poi va a tirare da due, a sbagliare la conclusione, prende rimbalzo Forti, poi Del Cadia, alla fine va a segnare e c'è il minuto di sospensione chiesto da Michelini. 11 punti per Del Cadia che sta giocando una partita semplicemente stratosferica. 11 anche Young, 6 Costa, 13 Anderson, 6 Piazza, 2 a testa per Gaeta e Facenda, 5 per Forti. Hanno segnato tutti i giocatori impiegati da Di Lorenzo, ad eccezione di Chiacchierini che però è rimasto in campo poco più di un minuto. Nel Banco di Sardegna 10 punti a testa Haynes e Zamberlan, 12 Banks, 4 Rotondo, 2 Bagnoli, 4 Piccoli, 4 Gordon. Direi che il Banco di Sardegna paga soprattutto la giornata non felicissima in attacco di Haynes e di Emanuele Rotondo, che normalmente sono due delle principali bocche da fuoco della squadra
di Michelini, questo spiega i 10 punti di margine della Faber, che sta controllando il vantaggio che aveva saputo ottenere nel finale del primo tempo. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta, la terza partita della fase orologio che prevede 10 gare, 5 in casa con le squadre che seguono in classifica, 5 in trasferta con le squadre che precedono. La Faber ha vinto la prima in casa contro Battipaglia, ha perso la seconda contro Caserta in trasferta del turno infrasettimanale, mentre Sassari ha perso entrambe in casa contro Padova addirittura e poi in trasferta a Montecatini, dopo essere stata però a lungo in partita. Heinz in angolo, Ziranu non trova lo spazio per il tiro, è a zona Fabriano, adesso Ziranu completamente solo va alla bomba, è il primo canestro per il numero 4 di Michelini, riporta a meno 7 la formazione ospite, che ha trovato subito contro la zona un canestro pesante, e chiaramente non c'è modo migliore per iniziare ad attaccare una difesa tattica. Palla per Piazza, avvicinarsi Piazza, viene raddoppiato abbastanza bene, adesso Henderson in possesso di palla, palla per Young, stanno per scadere i 30 secondi, Young corto sotto canestro, Costa che è rientrato al posto di Deccadia, prende il rimbalzo e si rifugia in una palla contesa Gordon. Deccadia richiamato in panchina da Di Lorenzo, ha giocato un finale di primo tempo, un avvio di ripresa veramente straordinario. 11 punti, ma al di là degli 11 punti, proprio un impatto terrificante con la partita che ha girato l'incontro come un calzino. Palla 2, Costa tocca su Henderson, poi Henderson va al tiro in precario equilibrio, forse c'era stato un contatto che gli arbitri non hanno rilevato, la palla per Rotondo va a segnare molto bene in contropiede il suo sesto punto, veloce capovolgimento di fronte, riportando Sassari a meno 5. Palla per Forti adesso, si libera Henderson di fronte Piccoli, sotto per Costa, semigancio Costa, sbaglia, Rotondo a rimbalzo difensivo, superare la metà campo Rotondo, poi si arresta, serve fuori Ziranu, sempre difesa a zona per la Faber, Gordon fa saltare Costa, poi tenta di intromettersi Forti e commette fallo, primo fallo per Andrea, qualche problemino contro la difesa schierata, Fabriano ce l'ha chiaramente senza il suo play titolare Paolo Calbini, che aveva giocato 6 minuti proprio 2 settimane fa nella partita contro Sassari, poi ha saltato tutte le successive per un principio di paresi facciale che l'ha costretto anche al ricovero in ospedale. Piccoli, Rotondo, penetrazione, poi scarica ancora su Ziranu, ancora ignorato dalla difesa di Fabriano, poi prende rimbalzo lo stesso Ziranu che serve Gordon e la rimessa viene affidata a Sassari. E ha dormito ancora la difesa della Faber, prima concedendo un tiro con 4 metri di spazio a Ziranu che ha sbagliato, poi concedendo il rimbalzo lungo allo stesso Ziranu, poi per fortuna ha pasticciato sotto canestro e non ha trovato la via dei 2 punti il Banco di Sardegna. Adesso Piazza con Ziranu che tenta di anticipare Costa, che però è 30 centimetri più alto, non si è fatto sorprendere, adesso passi di Forte, niente da dire, corsa di Brindisi e Monizza di Catanzaro gli arbitri di questa gara, una gara che vede la Faber alla ricerca del quinto successo nelle ultime 6 partite, a quota 24 in classifica. Ci sono 8 squadre nel giro di 4 punti e quindi classifica cortissima, può succedere di tutto. Il Banco di Sardegna a quota 20 deve guardarsi soprattutto da Battipaglia, che tenterà di soffiargli in extremis l'ultimo posto utile per i playoff. Piccoli, uno contro uno al tiro, Piccoli sbaglia, prende però il rimbalzo perché si è distratta la difesa della Faber, ha concesso questo secondo tiro a Piccoli che non si è fatto pregare, e quindi con un parziale di 7-0
con una bomba di Zirano e due canestri di Rotondo e Piccoli, Sassari a meno 3. Adesso bomba di Piazza a Bersaglio. Tre tiri pesanti di Piazza in tutta la partita. Questo è importantissimo davvero, perché ridà un po' di fiato al vantaggio della formazione di Lorenzo. Rotondo sotto per Gordon. Si gira Gordon, non riesce a trovare lo spazio perché viene raddoppiato bene da Piazza, che poi gli ruba la palla, e quindi c'è il fallo di Zirano che impedisce lo sviluppo del contropiede alla Faber. Il banco di Sardegna sta giocando una partita, diciamo, a strappi, dei momenti molto buoni, con una buona pressione difensiva, con bei canestri in velocità in contropiede, alternati a altri in cui proprio commette delle sciocchezze assurde e consente a Fabriano di staccarsi nel punteggio. Forti, Costa. Prende posizione Henderson, riceve, vediamo un po', si gira, il suo classico tiro in avvitamento a bersaglio. 15 punti per Eric Henderson, reduce dalla brutta prestazione di Caserta, in cui ha chiuso con 12 punti e 4 su 13 al tiro. Un rendimento altalenante quello di Henderson in questa stagione, tra casa e fuori, molto bene a Pala Indesit, decisamente meno bene in trasferta. E questo spiega anche il diverso rendimento della Faber tra casa e trasferta. Adesso un'altra sciocchezza del banco di Sardegna, una penetrazione di Zirano, un assist per Piccoli che proprio sembrava avesse in mano una saponetta, e quindi palla persa, e Fabriano che può ricostruire i suoi 10 punti di vantaggio con questa azione. Una partita a strappi proprio, più 10, poi più 3, poi ancora più 10, più 4, poi ancora più 10, insomma ci si capisce nulla. Sotto Henderson, fuori per Piazza, si avvicina Piazza, va a servire Forti, poi Young, palla sotto per Piazza, tiro a segno. 11 punti, ha girato bene stavolta la palla della Faber, Piazza ha trovato il suo 11° punto imbeccato da Young, costringendo Michelini a chiedere un altro minuto di sospensione, di nuovo più 10 per la formazione di Lorenzo, che ha quattro giocatori in doppia cifra, sono gli americani Del Cadi e Piazza, dall'altra parte ci sono 12 punti di Banks, 10 di Zamberlan e Haynes, però Zamberlan non ha ancora segnato nella ripresa, Banks nemmeno, per la verità mi pare che Zamberlan non abbia nemmeno giocato in questa ripresa, non vorrei dire una baggianata. Stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo, la partita è ancora lunga, può succedere di tutto, ma mi pare che Fabriano la stia controllando senza particolari patemi. Ogni tanto va in letargo la formazione di Lorenzo, si addormenta, perde due o tre palloni in attacco, subisce il contropiede del banco di Sardegna, che un po' come Fabriano riesce ad essere pericolosissimo in velocità, ma decisamente meno incisivo contro la difesa schierata. Poi è la volta del banco di Sardegna a commettere qualche sciocchezza e Fabriano punisce immediatamente con le iniziative dei suoi talenti, perché Fabriano è indubbiamente una squadra piena zeppa di talento offensivo e di esperienza. Adesso Haynes si palleggia su un piede e gli ruba la palla a Piazza, che va a segnare di sinistra appoggiando al vetro il suo 13° punto, e Piazza ha segnato 7 punti veramente importanti degli ultimi 9 di Fabriano. Bagnoli, semigancio con il fallo di Ario, secondo Corsa. Primo fallo per Costa. Due tiri liberi per Bagnoli. Meno 12 per Banco di Sardegna, il massimo svantaggio aveva avuto anche all'inizio della ripresa sul canestro di Young del 50-38. Bagnoli realizza il primo personale. Adesso per Banco di Sardegna c'è in campo il quintetto formato da Bagnoli, Piccoli, Banks, Haynes, Emanuele Rotondo. Ha segnato soltanto il primo tiro libero Bagnoli, quindi 3 punti per lui. Costa, Henderson,
a schiacciare sull'assist di Costa. 17 punti per Henderson. 67-54, adesso il massimo vantaggio di tutta la partita per la squadra di casa. Banks prova l'uno contro uno, si avventura a centro area, subisce una mezza stoppata e poi probabilmente c'è il fallo fischiato da Corsa. Sì, rimessa dal fondo per fallo ancora di Costa, il secondo fallo in un minuto. Rimessa dal fondo per Sassari. Sospensione di Banks lunga. Banks è stato reintegrato al posto di Jarvis Lang, che a sua volta l'aveva sostituito due settimane fa. Forti, palla per Henderson, un altro tiro di Henderson, un altro canestro. 19 punti. Haynes. Bagnoli, si gira Bagnoli e subisce il terzo fallo di Costa. In un attimo proprio Costa, che non aveva commesso falli nel primo tempo, si grava del suo terzo fallo e adesso Di Lorenzo rimette in campo Del Cadi al suo posto. 6 punti per Costa, 11 per Del Cadi, due tiri liberi ancora per Vario Bagnoli. Adesso però il punteggio si è dilatato in favore dei padroni di casa, sono a più 15, anche se subiscono due tiri liberi di Bagnoli, che anche stavolta fa 1 su 2, e quindi solo 4 i punti di Bagnoli e più 14 per la Faber, che è in attacco con Piazza. Del Cadia esce forti, prende posizione in post basso Young, che va a segnare, subisce il fallo ancora di Bagnoli, terzo fallo Bagnoli. Young 13 punti, uno Young decisamente migliore in questa ripresa di quanto non sia stato nel primo tempo. Avrà anche un tiro libero supplementare Michael Young. 71-55 per la Faber, che ormai se n'è andata, e va anche il libero supplementare, azione da 3 punti per Michael, 14 punti per lui, 7 nel primo tempo, 7 nel secondo finora, ma siamo appena a 8:40 dalla fine. Heinz prova a penetrare sulla linea di fondo, poi scarica fuori per Rotondo, si incunea, serve Bagnoli che viene stoppato da Henderson, che poi prende il rimbalzo, serve Piazza. Forti comodamente a sbagliare una cosa incredibile da sotto, una cosa proprio facile facile come nel primo tempo Heinz. Adesso Heinz sbaglia un piazzato da 5 metri, Forti che stavolta non sbaglia, figuriamoci se Forti sbaglia due volte da sotto in contropiede. Sempre stato conosciuto come un micidiale opportunista in contropiede, Andrea. Più 19, ormai ha mollato il Banco di Sardegna. E la Faber ha preso il largo. Sbaglia ancora. Poi la palla nelle mani di Bagnoli, che se la fa rubare. Piazza ancora per Forti, che gioca da centravanti. Avanzato. 9 punti. Forti di punta in questo momento della partita, e proprio il Banco di Sardegna è sparito dalla partita, e la Faber si avvia a vincere questa quinta partita nelle ultime 6. Banks 14, ma soltanto il primo canestro della ripresa per lui, e indubbiamente ha perso il confronto con Henderson, ha perso proprio con 3 piste di svantaggio. Forti, palla per Piazza, gliela porta via Heinz stavolta. Segnare in contropiede, il pubblico reclama un passi che francamente io non ho visto alla mia postazione.
Ultimi 6 minuti e 40 secondi, 76 per la squadra che attacca, 59 per quella che difende. Del Cadia, Henderson, palla per Piazza, Del Cadia sotto per Henderson che viene anticipato bene stavolta da Banks, che poi si proietta in contropiede, tenta di slalomeggiare, si fa rubare la palla da Piazza, Forti non riesce a controllare, si inserisce Piccoli e devia. Tanto esce Forti, no, esce Piazza ed entra Gaeta nella Faber. Tanto è entrato Federico Rotondo nella formazione ospite, palla per Young, fa saltare Piccoli, si incura sulla linea di fondo, segna un magnifico canestro con la mano debole. Michael Young, 16 punti, 78-59. Bagnoli, Banks, di fronte a Deccadia, sospensione, sbaglia, sotto canestro, alla meglio Forti, che poi si fa toccare la palla da Heinz, ma non riesce a recuperarla il folletto di colore di Michelini, quindi rimessa Faber, Young che fa un po' di playmaker, Forti, Henderson che viene fermato fallosamente da Banks, avrà due tiri liberi Henderson che può essere il primo giocatore della partita a toccare quota 20. Vi dicevo, 5 vittorie con questa nelle ultime 6 partite per la squadra di Lorenzo, che deve solo trovare un po' di continuità in trasferta, perché in casa ultimamente ha fatto sempre bottino pieno, in trasferta invece per un motivo o per l'altro non è mai riuscita a brillare, e anche a Padova contro la Derelitta Flor ha vinto dopo 3 tempi supplementari. Henderson soltanto il primo di tutti i liberi riesce a convertire a canestro, e quindi più 20 per la Faber. Banks sbaglia la conclusione, prende il rimbalzo Forti, che Henderson, quindi ancora Forti, Gaeta, dalla lunetta Gaeta va a segnare il suo 4º punto, ormai è un festival per tutti quanti, si gioca un po' in accademia in questo finale di partita, 5 minuti ancora, Piccoli, palla per Heinz. E Michelini certamente non sarà contento di come la sua squadra ha sbracato la seconda metà della ripresa. Piccoli, Bagnoli, poi riprende la palla, sbaglia, avrà comunque 2 tiri liberi. Entra Facenda e quindi Di Lorenzo concede la meritata ovazione a Merrick Henderson, autore di 20 punti. Come dicevo, Henderson è un giocatore abbastanza strano, nel senso che finora in casa ha sempre giocato delle buonissime partite, in trasferta è andato molto più a sprazzi, è stato decisamente meno efficace, ma indubbiamente se gioca come ha giocato domenica scorsa e come ha giocato stasera c'è poco da dire. Entrambi a bersagli, tiri liberi di Bagnoli stavolta, 6 punti. Palla sotto per Gaeta, che per la paura della stoppata di Banks sbaglia la conclusione, poi Banks gli porta via la palla, la serve al suo connazionale Heinz, dall'angolo può andare al tiro da 2 punti Piccoli, e poi con la palla esce Del Cadia, quindi Young, servito Gaeta, ancora una stoppata, stavolta fallosa di Bagnoli, Gaeta avrà 2 tiri liberi, 4º fallo Bagnoli. Piccoli era completamente solo, aveva i piedi sulla riga dei 3 punti, poteva fare un passo indietro e tirare da 3, invece ha tirato un pallone che non sapeva né di carne né di pesce e ha regolarmente sbagliato, a parte che non ha sicuramente una grandissima mano. Gaeta intanto va a firmare il suo 5º punto dalla lunetta, 82-61. Fabriano ha sofferto moltissimo nel primo tempo, non tranga in inganno il più 10 dell'intervallo, perché è maturato soltanto negli ultimi 4 minuti grazie a un incredibile filotto di Del Cadia.
palla sotto per Bagnoli, passi di Bagnoli, sì, corsa se la cava con una infrazione di fondo, ma era passi tutta la vita. Del Cadia, palla sotto per Facenda che si libera di Banks e va a segnare. E ormai non difende più nessuno nel banco di Sardegna. Banks prova la bomba, sbaglia, è sotto canestro, Facenda può prendere il rimbalzo difensivo. Forti per Young, completamente solo Young, si avvicina, appoggia il vetro, sbaglia la conclusione, adesso Haynes che scarica su Piccoli, penetrazione di Piccoli, canestro e fallo di Facenda, per Piccoli 8 punti, per Facenda secondo fallo. Intanto entra Fiorucci, un altro giovane della Faber al posto di Facenda. Poverino, già gioca poco per conto suo. Se Roberto lo toglie anche a 3 minuti e 20 dalla fine, quando non può dire nulla la partita, figuriamoci. Intanto Piccoli aveva sbagliato il tiro libero supplementare, però Haynes ha preso un rimbalzo, ha messo i due punti e ha subito il fallo proprio di Fiorucci, e quindi avrà un tiro libero supplementare, un'azione da 5 punti, infatti mette il 2 più 1 Haynes, 15 punti, e si riporta a meno 18 banco di Sardegna. Forti Young, tentativo di passaggio per Fiorucci, ci mette una mano la difesa del banco di Sardegna. Adesso c'è un minuto di sospensione chiesto da Di Lorenzo, francamente a 3-13 con 18 punti di vantaggio poteva anche risparmiartelo, francamente. Vabbè, Faber 9 forti, 11 del Cadia, 13 Piazza, 5 Gaeta, 4 Facenda, 20 Anderson, 6 Costa, 16 Yang, nel banco di Sardegna 3 Zirano, 15 Haynes, 4 Gordon, 10 Zamberlan, 8 Piccoli, 6 Bagnoli Rotondo, 14 Banks. Rientrano subito in campo le due squadre. Rimessa di Gaeta per Forti. Palla per Fiorucci, dalla lunetta va al tiro, Mancino sbaglia e poi c'è il fallo fischiato ancora Fiorucci, ma tanto è normale, un giovane chiaramente esuberante, ci tiene a farsi notare, non è una sorpresa che poi gli arbitri questi falli dei giovani li vedono proprio con occhio di lince. Palla per Haynes da sotto a segnare il suo 17° punto, ma è stato proprio una brutta copia di quello splendido ammirato due settimane fa. 84-68, Young a tentare di servire un compagno, si inserisce Federico Rotondo, serve Bagnoli, Bagnoli da sotto va a tirare di sinistro a segnare il suo 8° punto. Forti, palla per Del Cadia, 84-70, la partita è strafinita da un pezzo, non c'è nemmeno la storia per il confronto, perché 3 partite, 2 ne ha vinte Fabriano, 1 al banco di Sardegna, quindi vinci di 1, vinci di 30, non cambia nulla. Sbaglia Del Cadia, Haynes va a segnare, 19 punti per Haynes. Adesso si prepara a rientrare anche Costa. Young da sotto va a tirare, sbaglia, prende rimbalzo Gordon, c'è ancora il fallo antisportivo di Fiorucci. Intanto Piazza e Costa in campo, si prepara a rientrare anche Anderson, adesso mi pare che Di Lorenzo abbia un po' troppa paura, francamente. Terzo fallo di Fiorucci, avrà 2 tiri liberi in banco di Sardegna con la palla. Intanto esce Gaeta, esce Del Cadia, esce Fiorucci,
ricostruisce praticamente il quintetto base di Lorenzo, ma secondo me ha avuto troppa paura. Non c'è motivo secondo me di... terrorizzarti così. Gordon realizza il primo tiro libero, manca 1 minuto e 51 secondi, dovrebbe fare delle cose turche la Faber per perdere questa partita. Gordon fa 2 su 2 dalla linea, 6 punti per lui, adesso avrà la palla, più 10 per la Faber che aveva anche il più 23 pochi minuti fa. Ma 1 minuto e 51 secondi, insomma, non mica facile recuperare 10 punti. Heinz, bomba, è completamente sbagliata, però la palla finisce nelle mani dello stesso Heinz che sbaglia da sotto, la rimessa però ancora per il banco di Sardegna. Ha sbagliato una bomba e un tiro da sotto Heinz. Restano da giocare 98 secondi, 84-74. Heinz, palla sotto, Gordon realizza, 8° punto e poi c'è subito il fallo di Heinz su Piazza. 3° fallo per il numero 7. E siccome non ha ancora esaurito il bonus Sassari, non ci sono i tiri liberi e questo è buono tutto sommato per la Faber, che quindi potrà far muovere il cronometro senza tirare i tiri liberi. Più 8, si è fatta mangiare 15 punti la formazione di Lorenzo. Palla per Young, adesso ci saranno i tiri liberi se Banco di Sardegna commetterà fallo. Ancora Young, palla per Forti, difende il Banco di Sardegna, ma il tempo passa, adesso c'è un fallo inutile su Henderson proprio quando stavano per scadere i 30 secondi, un fallo assolutamente inutile di Bagnoli, tra l'altro anche il quinto fallo, lascia il campo con 8 punti, proprio un'azione che dovrebbe essere inserita nei manuali del basket per quanto riguarda quello che non si deve fare quando si deve recuperare. Fai passare 30 secondi e poi commetti un fallo proprio allo scadere dei 30 secondi su, tra l'altro, un temibile tiratore come Henderson, che per fortuna il Banco di Sardegna ha sbagliato il primo tiro libero, ma comunque con 61 secondi a disposizione il Banco di Sardegna dovrebbe fare i fuochi artificiali per vincere questa partita, anche se Henderson dovesse sbagliare questo, come in effetti sbaglia. 0 su 2 di Henderson dalla linea, 1 minuto da giocare. Heinz prova a penetrare, poi serve per Gordon, Gordon si gira, va a fare la cosa più difficile, trova comunque il suo 10° punto. Adesso sono 6 punti di vantaggio della Faber, con Piccoli che non commette fallo su Young, gli tocca la palla da dietro. 42 secondi e 6 decimi, 84-78, Fabriano è fermo 84 da una vita. Fallo adesso su Piazza, fallo fischiato a Piccoli. 41 secondi e 8 decimi, 84-78. Sarebbe veramente incredibile se Fabriano buttasse via questa partita, sarebbe da prendere un bazooka e sparargli in testa. Ma Piazza è più freddo di Henderson, dalla lunetta mette il primo tiro libero e quindi praticamente chiude il conto. Realizza anche il secondo. 15 punti di Piazza, che si è dovuto assumere anche compiti di regia. Heinz va al tiro pesante, lo sbaglia, sotto canestro Banks non riesce a correggere, poi c'è un fallo su Costa, direi abbastanza netto. Costa aveva preso il rimbalzo difensivo e adesso avrà 2 tiri liberi.
Prima di Lorenzo, secondo me, ha avuto prima troppa fretta nel richiamare in panchina i titolari per dare loro il meritato applauso, mettendo in campo, diciamo, i giovani, le cosiddette seconde linee, quelle che giocano meno. Poi ha avuto troppa paura nel rimettere in campo i più bravi, se mi passate l'espressione, perché Banco di Sardegna non poteva mai vincerla questa partita. E Costa fa 2 su 2, 8 punti, i primi due punti della ripresa, 88-78, 30 secondi da giocare. Al tiro Federico Rotondo, una bomba di tabellone addirittura. Primi tre punti per lui. Costa, Forti, supera la metà campo, restano a giocare 16 secondi. Fallo di Heinz, quarto fallo. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta. Fabriano si avvia a vincere la quinta partita nelle ultime sei giornate, mentre il Banco di Sardegna ormai deve rassegnarsi alla quinta sconfitta consecutiva. Piazza però sbaglia il primo tiro libero, ma con 14 secondi da giocare le speranze del Banco di Sardegna sono veramente ridotte al lumicino, anche se Michelini dimostra di crederci ancora. 0 su 2 per Piazza. Heinz, Federico Rotondo, in angolo Banks, bomba di Banks, completamente sbagliata, però Piccoli trova un canestro. 10 punti per Piccoli e finisce la partita 88-83 per la Faber, con il pubblico abbastanza interdetto per questo finale sconcertante della formazione di Lorenzo, che da più 23 si è fatta rimontare fino al più 5. 88-83 finale, 9 Forti, 11 De Cadia, 15 Piazza, 5 Gaeta, 4 Facenda, 20 Anderson, 8 Costa, 16 Young, il Banco di Sardegna, 3 Zirano e Rotondo Federico, 19 Heinz, 10 Gordon e Zamberlan, 10 Piccoli, 8 Bagnoli, 6 Emanuele Rotondo, 14 Banks. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta, adesso ci sarà la sosta del campionato e poi alla ripresa il 2 marzo sul campo di Montecatini contro la CHC. Buonasera.